Resta un'alternativa e secondo me è una bella scommessa dei due marchi prestigiosi, sia Carpisa che Yamamay, è una scommessa per entrare come al solito dalla porta principale. Sono in compagnia di Cristiano Bruno, un noto imprenditore, e a lui chiedo, ecco, proprio forse vicino al calcio femminile mancano grossi imprenditori, come mai secondo lei? Sicuramente, il calcio femminile è stato sempre un poco bistato, non portato a Napoli. Comunque abbiamo bisogno un po' di rosa, in questo momento specialmente, il rosa non deve mancare. Quindi lei crede comunque nelle potenzialità di una squadra femminile? Sicuramente, perché il calcio maschile ne abbiamo tanto, oggi quello che deve crescere deve essere proprio il calcio femminile. E anche gli astri parlano al femminile, a rosa. Allora, so che gli astri sono positivi per questo campionato della Carpisa Yamamay, vero Riccardo? Sì, ho analizzato la squadra è nata il 20 settembre, è nata sotto il segno della Vergine, per questo segno è un anno di grandi responsabilità e costruzione, quindi sicuramente non un anno facile, però è un anno costruttivo. Quindi si parla di salvezza come primo obiettivo, è un obiettivo che secondo le stelle è raggiungibilissimo. D'altronde la capo squadra, cioè la Barbara Nardi, è una Sagittario che avrà proprio nel girone di ritorno, cioè da dicembre in poi, astri molto favorevoli che quindi dovrebbero aiutarla a raggiungere questo obiettivo. Anche le esperte delle squadre, quindi giocatori come Criscuolo, come io ce l'ho me le so segnato, non me li ricordo tutti quanti, comunque li leggo, come Pirone, come Esposito, come Gervais, sono un segno del Sagittario, sono giocatrici che saranno importanti proprio per raggiungere questo obiettivo salvezza, ma anche forse qualcosina in più, quindi potrebbe esserci anche una soddisfazione, non dico la promozione, ma ci potrebbe essere anche qualche posizione di rilievo, ecco, a fine campionato. Angelo Di Gennaro ormai è consacrato conduttore sportivo, però diciamoci la verità, come sempre si parla più del calcio maschile, ma da quest'anno un occhio particolare per la Carpisa Yamamay, vero Angelo? Non solo, ma devo dire, sono conduttore, è un conduttore sportivo, sono il padrone di casa, lo faccio come lo farei a casa mia. Con la tua simpatia. Amici, si parla di calcio. Con questa voglia, e questo forse dovrebbe essere un po' in tutte le trasmissioni sportive. Deve essere un salotto dove si discute con grande rispetto l'un con l'altro e non si parla di calcio più delle volte, ma si parla di chi è più bravo degli interlocutori, per cui la gente è un po' stancata, senti, io so, tu sai, tu non sai, la gente vuole sapere, stanno là per far sapere, chi se ne frega che chi è più bravo è nata. Allora, siamo entrati in questo vortice maledetto. E cosa ne pensi del calcio tinto di rosa? Innanzitutto credo che è un motivo di grande orgoglio sapere, poi a me mi affascinano tutte le donne che fanno delle cose tra virgolette che noi abbiamo voluto convincere le donne che sono un campo nostro, ma una donna che guida la moto, una donna che gioca a calcio, donna operaia, a me mi fa impazzire. A me mi attizza da morire, per cui figurati, trovano terra fertile per me che amo questo aspetto di donna. Ma non solo, noi ci preoccupiamo anche del calcio a 5, per cui non parliamo solo ed esclusivamente del calcio, inteso quello nazionale, anche le squadre minori, anche la Serie C, insomma, parliamo dello sport. E per questo credo che chi è a casa, il fruitore, sei tu che devi abituarlo a vedere anche altre forme di sport. Non è lui che deve costringere a te a fare ciò che vorrebbe lui. E se lo dice Angelo Di Gennaro?